benvenuti, sono sempre Victor Laszlo 88 e vi chiedo scusa in anticipo se l'audio di questo video avrà un po' di riverbero, ma purtroppo il mio fido Tascam, che è il microfono con cui registro la mia voce quando giro i video abitualmente, ha le batterie scariche e non posso andare a prenderla adesso perché ho poco tempo, ho letteralmente secondi contati e al mio ritorno probabilmente non potrei registrare questo video. E sono ospite sabato e domenica al Bologna Nerd e mentre parlo è venerdì e non saprei veramente quando registrarlo altrimenti, quindi mi dispiace per il riverbero ma credo che si senta comunque quello che dico. E vorrei ricordare alle persone che si lamentano l'audio del mio video che il Tascam è un buon microfono, quindi è inutile consigliarmi di comprarne un altro, ma anche volessi farlo io potrei comprare il miglior microfono sul mercato, ma il problema rimarrebbe questa stanza che è un salotto ed è l'unica in cui posso registrare nella casa in cui vivo e non posso insonorizzarla perché è un salotto per l'appunto, c'è riverbero, non posso farci nulla, ma tra qualche mese mi trasferirò e provvederò ad insonorizzare l'ambiente in cui registrerò i miei video, promesso. Ora voglio parlare di un argomento che non tratto praticamente mai qui sul canale, ovvero la musica. E nello specifico voglio parlare della canzone Caramelle dei Dear Jack insieme a Pier Davide Carone. Ora, io tempo fa ho portato qui sul canale la recensione di due album di Caparezza, Il Sogno Eretico e Prisoner 709, perché sono un grande fan di Caparezza, ma non sono per niente fan né di Dear Jack né tantomeno di Pier Davide Carone, perché ho sentito qualche canzone, non è molto il mio genere, non mi piacciono, ma Caramelle suscita il mio interesse sotto molti punti di vista. Lo so che vi starete chiedendo perché parlare di una canzone se io abitualmente parlo di cinema e serie TV. Rifletteteci un attimo, ci sono due motivi per cui ha senso che io faccia questo video. Innanzitutto, io mi interesso di media, di comunicazione, quali sono il cinema e la TV. E questa canzone è stata esclusa dal Festival di Sanremo, dalla 69esima edizione tuttora in corso. E il Festival di Sanremo, che piaccia o no, è un evento anche e soprattutto televisivo che ha un forte impatto culturale nel nostro paese. In secondo luogo, io non ho mai fatto mistero di essere estremamente affascinato dalla narrazione e dalle storie in generale. Infatti adoro il cinema e le serie TV per questo motivo, adoro i videogiochi perché per me se un videogioco non ha una trama non è di grande interesse a livello proprio personale. Mi piacciono le storie che vengono raccontate nei videogiochi, infatti mi sto divorando il Resident Evil 2 uscito un paio di settimane fa, il remake del gioco con cui sono cresciuto, uscito nel 1998, avevo 10 anni all'epoca, pensate quanto sono vecchio, mamma mia, peraltro mentre registro anche il mio compleanno, quindi alle 31 anni e tutti a casa, e sono anche un gran lettore, io mi mangio romanzi su romanzi, e quindi credo che anche la musica sia di interesse per questo canale quando capita l'occasione per parlarne, perché Caramelle racconta non una ma ben due storie. Non si tratta di una canzone stratosferica, niente di innovativo, per carità, ma a interessarmi è soprattutto il testo. È una canzone che era stata realizzata palesemente per essere portata a Sanremo e se glielo avessero permesso, dal mio modesto punto di vista, avrebbe pure rischiato di vincere. Perché parla di pedofilia, che non è una tematica facile da trattare in qualunque medium di comunicazione, soprattutto non è facile trattarla in questo modo. Mi affascina onestamente il modo in cui è strutturato il testo, perché prima si racconta una storia, poi se ne racconta un'altra, molto simili tra di loro, ma con due protagonisti di età differenti, che sono però sulla stessa tragica barca, e poi c'è un epilogo che mi ha messo la pelle d'oca. Allora, io ho qui davanti il testo, quindi ogni tanto lo leggerò, perché non me lo ricordo a memoria, io sono una frana nel ricordarmi le canzoni a memoria, lasciamo stare, devo sentirle centinaia di volte prima di riuscire a cantare le parole giuste, e molto spesso le sbaglio, però oh, lo fa anche Baglioni,
lo fa Cocciante, lo fa Celentano, potrò farlo anch'io, no? Quindi, la prima strofa dice: ciao, sono Marco e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica, a me piace studiare, mio papà e mia mamma hanno un negozio alimentare. Dunque, ad un ascolto o ad una lettura superficiale, potrebbe sembrare banalissimo. In realtà, è interessante quello che avviene in queste poche parole. Vogliono raccontare la storia di un bambino di 10 anni. E ci riescono perché usano un linguaggio molto semplice. È quello che ti direbbe effettivamente un bambino di 10 anni se volesse raccontarti qualcosa di sé. E sono rimasto colpito perché poi, nella storia dell'altra ragazza, Marika, che vedremo tra poco, il linguaggio cambia. Ho una sorella 5 anni più di me ed un fratellino che sta per nascere. E non vedo l'ora che arrivi in fretta maggio, che se farò il bravo potrò tenerlo in braccio. Un bambino con una vita normale, a cui piace studiare, che non ha particolari problemi familiari da quello che si può evincere. Il mio migliore amico si chiama Giosuè, pensa che anche in classe siede vicino a me. Poi alla campanella voliamo come piume e finché fa buio tiriamo sassi al fiume. Gioca tranquillamente con il suo amichetto, va a scuola. Ieri pomeriggio però lui si è ammalato e perciò alla fine da solo sono andato. E mentre giocavo uno strano sconosciuto prima mi ha guardato e poi si è avvicinato. La musica non lascia presagire effettivamente quello che sta per accadere. E quindi quando io l'ho sentita la prima volta, prima che iniziasse i Festival di Sanremo, quando è arrivato a quel punto ho pensato: oddio, ma di che cosa parla? Poi ho pensato che si chiama Caramelle e ho collegato, ho detto: oddio, ho capito qual è la tematica. E continua dicendo: e con fare misterioso ma gentile si è seduto accanto a me sopra il pontile e prima che io prendessi un sasso da tirare lo strano sconosciuto ha cominciato a dire e parte il ritornello: dammi la mano bambino e vieni nel bosco, no che non sono un estraneo, io ti conosco, vengo dal tuo stesso posto. Che è un po' la frase che si dice sempre ai bambini per evitare che vanno con gli sconosciuti. Si dice sempre, se si avvicina a una persona che non conosci e dice: no, ma guarda che sono amico dei tuoi genitori, non dargli retta. E questa cosa si è iniziata a dire dopo che, per l'appunto, soprattutto molti anni fa, si sono verificati molti casi di bambini molestati, violentati, bambini e bambine, o in alcuni casi uccisi dopo essere stati seviziati, che si erano allontanati con uno sconosciuto che affermava di essere l'amico del papà o della mamma che era venuto a prenderlo a scuola, che si era già messo d'accordo con i genitori. Insomma, un bambino non si fa poi troppe domande se non lo metti in guardia. Fino a qui non sembra niente di particolarmente eccezionale. Uno potrebbe dire: sì, sono luoghi comuni, capisco la tematica, però. E poi arriva questo che è uno schiaffo in faccia. Nel mio silenzio, il ricordo di cose più belle, il colore delle stelle, mentre prendi la mia pelle, in cambio un sorriso e due caramelle. È incredibile come in questa strofa si consumi la violenza e venga raccontato questo terribile avvenimento in maniera che non si usino termini che riconducono alla violenza verbale. Nel mio silenzio, cioè il silenzio della paura, il ricordo di cose più belle, perché non vuole pensare a quello che sta accadendo, alla paura che prova in quel momento, il ricordo di cose più belle è il colore delle stelle. Poi arriva il mentre prendi la mia pelle, cioè mentre prendi la mia pelle, in quelle poche parole c'è un significato talmente atroce che io ho i peli del braccio ritti mentre ne parlo. Sono allibito, veramente, è incredibile il modo in cui sono riusciti a portarti alla mente un'immagine devastante, ma senza dover, per l'appunto, dirtela chiaramente. E si passa all'altra storia. Ciao, sono Marika e ho fatto 15 anni. Sono già un'adulta e ho fatto molti sbagli. Primo, mettermi con Luca invece che con Dario, sì, forse è più bello, ma troppo autoritario. Già qui capiamo il cambio anche un po' di registro. È una ragazza di 15 anni, è più grande, e sappiamo tutti che quando si è adolescenti si è in una fase molto delicata perché non siamo più bambini, ma non siamo nemmeno adulti. E pensiamo di poterci comportare come tali. Quindi è la classica adolescente un po' ribelle, che ha i problemi di cuore come ce li hanno tutti a quell'età. E così, per dispetto, sono uscita con le amiche. Tra l'altro dice: sì, Luca è più bello di Dario, ma è un po' troppo autoritario. Quindi probabilmente è anche un ragazzo un po' morboso e geloso.
è suggerita questa cosa. E dopo una per una a casa siamo tornate, che palle, casa mia è sempre l'ultima, e in fondo a quella via buia e torbida. La rima si perde perché lo sto leggendo e non lo sto cantando, ma se ascoltate la canzone è ancora più interessante quello che ne consegue. Litiga col ragazzo, esce con le amiche, torna a casa e ci viene detto che casa sua è in fondo una via buia. E come non bastasse, è anche scoppiato il temporale. Ho fatto anche lo shampoo stamattina, porco cane. Perché da qualche tempo il mondo è in agonia, qualsiasi cosa faccia è sempre colpa mia. Il bambino non usava turpiloquio. Certo, non è che ci sono chissà quali parolacce, però dice che palle, casa mia è sempre l'ultima, ho fatto anche lo shampoo, porco cane. Quindi si preoccupa di cose un po' frivole, ma è normale, ha 15 anni. E lo fa con un linguaggio diverso. Con un registro diverso rispetto al bambino di prima. Da qualche tempo il mondo è in agonia, qualsiasi cosa faccia è sempre colpa mia. È la sensazione che si ha spesso quando si è ragazzini. Non si trova il proprio posto nel mondo, sembra che tutti ce l'abbiano con noi. È proprio la classica adolescente. Fortuna che un signore mi ha offerto un passaggio. Non l'ho mai visto prima, però mi sembra saggio. Quindi non ha, diciamo, lei l'ingenuità totale del bambino, che proprio non si pone domande. Lei si rende conto che effettivamente non l'ha mai visto, però dice: ma cosa vuoi che mi succeda? Perché infatti poi continua: la vita non è un film, cioè lei crede di saper tutto nella vita, no? Si sente grande. Cosa vuoi che mi succeda? E mentre penso questo, all'improvviso cambia strada. Quindi è proprio l'idea del ma figurati se capita a me, che è una cosa che abbiamo pensato tante volte. Ma sì, sono cose che vedi nei film, o sono cose che vedi sui giornali, ma sono cose distanti, a me non possono toccare nel mio borgo sicuro. Ancora il ritornello, dammi la mano bambina, vieni nel bosco, non sono estraneo, ti conosco, vengo al tuo stesso posto, insomma, questa l'abbiamo già analizzata. E poi c'è l'ultima parte, che è forse quella più straziante. Ti prego, fai in fretta ciò che devi fare, ti prego, fallo in fretta senza farmi male, ti giuro, non avrò niente da raccontare, però fai in fretta. Così torna a respirare. È una coltellata al cuore. La vittima che prega l'aggressore di consumare la violenza, ma di farlo in fretta senza fargli male dopo, più che altro, soprattutto, cioè, nel senso, se, in generale, però trattandosi di una violenza, soprattutto parla del dopo, perché la paura è anche quella di venire uccisi, oltre che subire una violenza sessuale che solo a pensarci mi viene male. Però fa in fretta, così torna a respirare, perché in quel momento è come se la ragazza o il bambino siano morti, come se non potessero più respirare, come se stessero morendo. Quindi è l'appello disperato della vittima al carnefice di sbrigarsi e di non far loro del male, perché non racconteranno nulla. Quindi anche il trauma che si consuma nel caso in cui non ci siano conseguenze ulteriori dopo la violenza, è terribile questa cosa. Mentre la sentì diceva: porca puttana. Questo è il testo. La melodia è orecchiabile, cioè è la classica canzone sanremese in realtà, però è proprio questo che mi ha colpito come un ceffone, perché la canzone, secondo me, era da far andare a Sanremo, perché tra tante canzonette che parlano d'amore, era una voce fuori dal coro. E alcuni dicono, non l'hanno fatta andare a Sanremo perché è identica alla canzone di Herman Mehta, Vietato Morire. Ora, è vero che le sonorità sono simili, è vero, però io non parlerei di plagio. Però, se fosse quello il motivo, e non credo, rimarrei perplesso, perché la canzone della Bertè, che per me è tra le più belle in gara quest'anno, è praticamente Zombie dei Cranberries, ma con qualche variante melodica, ma alla fine è quella. Non mi sembra che sia poi tanto diversa, quindi forse è per la tematica. Molto, molto, molto difficile da trattare, e che magari nella prima serata non vogliono proporre, cosa sbagliata secondo me, perché si deve parlare anche di cose importanti, soprattutto manifestazioni come questa. Ma allora, se così è, perché hanno fatto andare Povia con la canzone su Eluana Englaro, oppure Luca era gay, che trattavano argomenti sicuramente importanti con una superficialità e un qualunquismo tipici di questo personaggio che sono imbarazzanti? Cioè, Povia sì, ma Dear Jack e Pierdario Carone, che parlano di pedofilia con una canzone delicata ma allo stesso tempo potente, no?
Cioè, nell'ottica sanremese, perché la canzone in sé, io elogio il testo più che la canzone, più che proprio il complesso della canzone, però, cavolo, nell'ottica sanremese sarebbe stata una bomba questa. Questa per me avrebbe vinto a piè sospinto, ma senza neanche troppi problemi. Per cui sono rimasto interdetto quando ho saputo che era stata esclusa, soprattutto dopo che ho ascoltato tutte le canzoni in gara. A me, onestamente, piacciono solo quella di Silvestri con Rancore, perché Rancore è l'unico rapper finora che è andato a Sanremo facendo il rapper, e non Sanremo Giovani, parlo di Sanremo, proprio Sanremo, perché quest'anno i giovani non c'è neanche, cioè Sanremo Young con la Cleci, ma è un'altra roba. Quello mi è piaciuto, quella della Bertè non è male, non mi piace quella di Achille Lauro che tutti elogiano, ma il mio preferito rimane Nigiotti, perché la canzone dedicata al nonno, non Hollywood, mi ha ucciso di lacrime. Ho anche pianto in live come uno stronzo, peraltro grazie, perché in tanti avete seguito le live con me ed Arcandro su Twitch in cui parlavamo di Sanremo. In descrizione sotto trovate il link al canale Twitch se volete. Per cui sono rimasto allucinato, mi chiedevo: ma perché cazzo non l'hanno fatta andare a Sanremo? Allora, da qui direttore di RTL 105, che è anche responsabile dell'etichetta di Carone e di Dear Jack, ha fatto uscire questo scandalo che ha investito questo Festival di Sanremo poco prima del suo inizio, per il fatto che la maggior parte, se non tutti, gli artisti che sono in gara quest'anno sono della stessa etichetta discografica di Baglioni, e quindi insomma c'è stata un po' la polemica. Io non so se sia questo il motivo, non ho la minima idea. Sta di fatto che è abbastanza scandaloso che una canzone del genere non sia neanche presa in considerazione, perché per me avrebbe spaccato, e ripeto, il testo mi ha colpito profondamente, veramente. Sono riusciti a trattarlo con quella che sembra un'apparente superficialità, che in realtà nasconde una certa profondità proprio nella scelta delle parole. Sono stati veramente bravissimi, quindi non apprezzo questi artisti normalmente, non che abbia qualcosa contro di loro, non li ascolto, non mi fanno impazzire, però questa canzone mi ha effettivamente colpito, nonostante di base non sia per niente il mio genere. Quindi grazie mille per avermi seguito fin qui, fate sapere un commento qui sotto qual è la vostra opinione, perché i Dear Jack e Pier Davide Carone con Caramelle non sono stati ammessi a questa 69esima edizione del Festival di Sanremo. Fatemi sapere. Ed è interessante, secondo me, averne parlato, perché è una canzone che racconta una storia che è la rappresentazione di milioni di altre storie che purtroppo si sentono fin troppo spesso. Per cui grazie per avermi seguito fin qui, vi abbraccio, grazie mille, noi ci vediamo al prossimo.